Ciao ragazzi, allora oggi volevo fare un video per parlarvi dei rossetti che sto, diciamo, preferendo in questo periodo. Mi è piaciuta molto l'idea di Onorina, Pepper Chocolate 84 se non sbaglio, di far vedere i rossetti e poi vederli indossati sul labbro, perché comunque vederli sbocciati sulla mano, piuttosto che vederli sbocciati sulle labbra, secondo me rende più l'idea di come stanno. Quindi ecco, farò una carrellata di rossetti che sto preferendo in questo periodo e poi li vedrete alla fine del video in spezzettoni di video sulle labbra. Quindi ecco, iniziamo. Allora, ci sono come nude, io ultimamente, ma anche perché sono gli unici che ho, perché se ho già un rossetto non tendo a comprarne un altro uguale perché è inutile, quindi il rossetto comunque è una cosa che dura molto, piuttosto che un ombretto che può avere vari tipi di sfumature. Il rossetto, se trovo il colore che mi piace, quella tonalità giusta, evito poi di comprarne altri. Come nude io ne ho due, ho il creme di nude di MAC e lo 08 di Kiko. Sì, della Pencil Lip Gloss, che avete visto già utilizzato in parecchi video. Pencil Lip Gloss sono praticamente quei lucidalabbra a matitone, che adesso qui non c'è più la punta. Questo della Kiko è più sul rosato, quindi un lip gloss sul rosato, e lo vedrete poi appunto indossato e vi scriverò che questo è il lip gloss della Kiko. E mi piace tanto, è molto morbido, dura abbastanza per essere comunque un lip gloss. Ha una copertura piuttosto forte, quindi ecco, è molto simile al rossetto. Altro famosissimo nude è il creme di nude di MAC. Questo è il primo rossetto di MAC che ho avuto. Questo è della linea Cream Sheen. Allora, anche questo lo sto finendo. Questo è il creme di nude di MAC, è un colore molto particolare, non a tutte do dona, perché comunque è molto chiaro, tende molto a schiarire le labbra. Quindi ecco, dovete darci un po' di attenzione, perché io solitamente applico un leggero velo di correttore, perché se lo vado a mettere senza correttore mi si vede il contorno delle labbra più scuro, è una cosa che odio. Quindi applico le un leggero velo di correttore giusto per schiarire un po' le labbra e poi applico sopra questo. A me piace tanto, soprattutto con gli smokey eyes o comunque con gli occhi molto scuri, mi piace tanto, ha un odore buonissimo di crema, proprio di quelle torte con la pasta sfoglia e la crema, non so se avete presente, io poi non sono una fan della crema, però questo io lo adoro. E anche questo ve lo vedrete indossato con la scrittina sotto creme di nude. Come fucsia ne ho uno solo, credo. Sì, uno solo perché mi piace tantissimo questo colore, che è il Girl About Town, sempre di MAC, e questo è un Amplified. L'Amplified sono quei colori, diciamo opachi, quindi quelli molto forti, che hanno una bella copertura sulle labbra. Io ve lo faccio vedere, è un colore fantastico secondo me, è questo fucsia qui, un bel fucsia pieno. Non so se lo vedete rosso, voi comunque fidatevi, è un fucsia, non so come farvelo vedere. È un bellissimo fucsia, bello coprente, e vi giuro, io l'ho rimesso dopo qualche tempo, non lo usavo, l'altro giorno, domenica, oggi è giovedì, e io l'ho messo dalla mattina e l'ho dovuto ripassare due volte, credo, due o tre volte fino alla sera, l'ho portato fino alle 11:30 di sera. Oh, ci mangio, bevi, fai qualsiasi cosa e questo non si toglie, cioè si toglie un po' la patina, diciamo, più lucida del colore, ma comunque sotto rimane sempre il fucsia. Un colore bellissimo, costa 17 euro, ma veramente si vede la qualità di questi rossetti. Come colori scuri ne ho tre che mi piacciono sul violaceo. Allora, ho sempre di MAC il violetta, che è sempre un Amplified. Io l'ho preso con la collezione dei cattivi Disney, ma la violetta si trova anche nella collezione normale, nella linea base della MAC. Ma ho preso questo qui perché per 1,50 euro in più mi piaceva il packaging, l'ho preso, ecco. Questo packaging è uguale nella forma, cambia solo che praticamente questi qui della linea normale hanno, diciamo, una scatolina opaca con la scritta MAC qui, vedete, che contorna la parte, il tappino, mentre questo qui no, è lucido, sempre a siluro, a supposta, ecco, ha una forma di supposta, sì, supposta piuttosto grande, e ha questa cattiva che non mi ricordo come si chiama, vabbè. Questo è il colore. Io ho visto questo colore da Giuliana in un video e me ne ero innamorata e lo volevo assolutamente prendere. È un bellissimo viola, anche questo stracoprente e dura tantissimo tempo, quindi fantastico. Sempre, questo l'ho pagato 18,50. Altri due colori scuri sono uno della Ever, che è il 16 Melanzana. È un colore bellissimo, leggermente. Questo sta sudando, questo rossetto. Io odio quando i rossetti sudano. Ecco, una pecca di quelli MAC che sudano tantissimo. Io mi ricordo il creme di nude che d'estate, non tanto quest'estate, ma la scorsa estate, perché è già un po' che ce l'ho, sudava in una maniera allucinante. L'ho dovuto mettere in frigo per un po' perché veramente erano pietosi.
Questo io l'ho preso all'OVS, credo. Questo colore qui, bellissimo sulle labbra. Io lo preferisco d'inverno questo. D'estate a me questo colore non mi piace. Non mi piace sulla pelle abbronzata, mi piace più sulla pelle chiara. Quindi lo utilizzerò soprattutto adesso d'inverno con degli occhi molto naturali. E l'Ever non mi ricordo quanto l'ho pagato, forse sui 5 euro. E anche questa ha una durata fantastica. Altro rossetto che ho preso, che avevo già preso l'anno scorso ma che piace tantissimo usare d'inverno, è il 338 Midnight Plum della Maybelline, sì, della linea Color Sensational. Sono questi in questo, con questo packaging. Un colore fantastico. Questo, a differenza, vedete, questo l'ho usato molto di più, a differenza di quello della Ever, ve lo faccio vedere vicino, è più scuro e è leggermente, sì, è un sotto, è leggermente più scuro. E questo della Maybelline è all'interno dei micro glitterini, però che comunque non sono troppo esagerati. Io solitamente sulle labbra preferisco dei colori opachi, comunque senza glitterini, come sulle unghie per esempio. Però devo dire che questo è un bellissimo colore e profuma di buono, non so spiegarvelo. E mi piace tantissimo e questo l'ho pagato poco perché l'ho preso in quei negozi tipo per la casa che hanno anche trucchi, sono quelli che mettono in offerta, e quindi l'ho preso lì per provarlo. Ok, un colore più, due colori più naturali, diciamo due o tre colori più naturali che uso sono uno della Basic Beauty, questo credo si chiami RB02, questo qui ve l'ho già fatto vedere in qualche video, è un colore che mi strapiace, bellissimo rosa con un sottotono freddo, voi lo vedrete un po' grigiastro ma fidatevi più rosa, magari dalle foto poi si vedrà un po' meglio, ecco, molto molto bello, è molto cremoso, senza glitterini, quindi è un colore diciamo pastello, non so come spiegarvelo, e mi piace veramente tanto e non l'ho pagato eccessivamente, tipo 4 euro o 5 euro. Altro rombretto, oh sì, oh rombretto, sono fissata, da oggi i rossetti si chiameranno rombretti. Altro rossetto che mi piace tantissimo è quello dell'Elf, l'unico rossetto dell'Elf che ho, questo è il Rosy Raisin, sì, questo qui che ho preso con il primo ordine all'Elf che ho fatto, credo, è un bellissimo nude. Questo qui che però tende più al pescato, vedete, confronto a quello della Basic Beauty che è più rosato, questo tende più al pescato, penso si veda comunque. Ieri stavo in macchina con mia madre, si stava mettendo questo rossetto perché io ce l'avevo in borsa perché l'ho messo anche il pomeriggio e mi fa: mamma mia che bello questo rossetto, è molto burroso. In effetti questo rossetto qui della Elf, che credo sia della linea Studio, credo, però non vorrei dire una stupidaggine, quando l'ho andata a mettere come è proprio burro, sembra. Si applica da solo, non ha una copertura altissima e non si vede tanto. È molto simile al mio colore delle labbra, quindi andrà solamente a accentuare leggermente un po' il pescato, quindi si vedrà leggermente un colore un po' più pescato. Ma mi piace veramente tanto. La durata non è proprio pessima, pessima, non dura tantissimo perché comunque è un nude. E quindi un po' neanche vi accorgete che non ce l'avete più, lo sentite perché semplicemente se ne è dato quella sensazione burrosa che avete sulle labbra. Altro colore che mi piace tantissimo è il 399 Creamy Lipstick della Kiko. Questi qui nella confezione opaca. Questo l'ho preso qualche tempo fa, me l'ha regalato Corrado e costa sui 5 euro. E questo anche si sta distruggendo piano piano. Vabbè. Questo è molto simile a quello della Elf. Ve lo faccio vedere vicino. È più scuro. E questo della Kiko si vede molto di più, cioè si vede proprio che è rossetto. Anche questo è un pescato molto bello. E devo dire che mi piace tantissimo. Un'ottima durata. E si stende molto bene sulle labbra. Un po' storto, purello, lo vedete, però mi piace tanto tanto. E io solamente i pescati non li porto perché secondo me non mi donano, infatti ho un arancione che è quello della Prestige, che è proprio un arancione arancione, questo qui, però non mi fanno impazzire. L'unico arancione che mi piace è quello che ho preso dalla Kiko ultimamente, che è questo della nuova collezione, quelli dentro questa scatolina fantastica, secondo me che voi premete sopra e esce sotto, e io ho preso il 604 della linea, quella satin matte, una cosa del genere.
questo arancione, cioè, è una cosa bellissima questo arancione, è proprio arancione opaco, e io, perché mi sono detto anche in video di acquisti quando ve l'ho mostrato, volevo prendere uno stato della MAC che era di questo colore, ma purtroppo quel giorno era finito, e quando ho visto questo che costava anche meno ho fatto vabbè, tentarlo a nuoce, e vi giuro che è fantastico, la durata è ottima e secca un po' le labbra, quindi sopra mettete un po' di burro cacao, un po' di lucidalabbra, perché comunque essendo un ombretto, oh, sì, ho un ombretto. Dai Giorgia, su, essendo un rossetto matte tende un po' a seccare le labbra, ma vabbè, è normale, quindi magari ci passate un po' di lucidalabbra o ci mettete un po' di burro cacao, poi la cosa si sistema. I rossi, l'ombretto, eh sì, ho ancora, i rossetti rossi, io non sono una che li usa particolarmente, ma se devo usare uso sempre il mio fidato Collister, che ho da una marea di tempo, ma finché resiste, io continuo a usarlo perché è un rosso bellissimo, che è quello che vi farò vedere poi come, nel video di Halloween su Morticia Addams. Ho anche altri rossi, ho questo che, della Urban Decay, che mi era stato mandato dalla My Body Soul, mi pare, come omaggio per l'ordine che avevo fatto, che è il Voodoo, ma non mi piace perché è glitterato e sa di liquirizia, è troppo glitterato, sentite proprio i glitterini come se vi graffiassero, bellissimo packaging, ma il rossetto non mi piace, quindi non lo uso quasi mai. Altro rossetto che ho rosso è quello di chi è questo? Della Maybelline, credo, che è il Dazzling Raspberry 888, questo qui, ma anche questo stessa cosa, mi piace sì, è più chiaro, cioè si vede di meno, quindi magari anche da giorno è un po' meglio, però ha sempre dei glitterini che io non adoro, però ecco, quando magari voglio mettermi il rossetto di giorno uso questo qui. Ho anche quest'altro della Kiko, che è lo 06, credo, sono del Pencil Lip Gloss, però è pieno di glitterini, però questo è carino perché è più un rosa, un misto tra un rosa e un rosso, carino anche questo. E poi questi due che sono più così, però non lo so mai, della Issy, presi in un negozietto di cinesi, credo, ma tanto tempo fa, e sono un rosso fuoco e un rosso più scuro. L'unica cosa è che questi sono troppo morbidi, quindi non sono facili da stendere e durano poco, poco poco poco. Quindi ecco, la cosa carina di questi qua è che sono molto lucidi, quindi quando li andate a stendere poi magari vi dà proprio questo bell'effetto lucido. Ok ragazze, quindi un altro rossetto fucsia che non vi ho fatto vedere, che ho comprato prima di quello della MAC, è questo qua della Deborah, il rossetto. Questo è il 534, è questo fucsia, però non lo sto più usando perché sinceramente dopo aver provato quello della MAC, che è proprio un fucsia puro, questo non mi piace perché ha dei riflessi strani, sembra più effetto bambolino e non mi fa più impazzire tanto, quindi ecco, non lo sto più usando particolarmente. E come vedrete io non uso rossetti sul marroncino perché non mi piacciono, e quindi ecco, preferisco magari un bel nude o un rosato. Io secondo me sto meglio col rosato, però magari è una mia Io vado a idea malsana. mangiare. E al prossimo video, ciao ciao!